Dopo l'inizio scoppiettante di Alberto Cirio, io ho temuto il peggio, nel senso che ho mal di schiena e temevo di rimanere bloccato lì dalla sedia. Detto sarebbe stato un inizio, insomma, originale. Allora, beh, innanzitutto buonasera a tutti. Grazie per avermi invitato, grazie per aver invitato la provincia. Un saluto ad Alberto Cirio. È la prima occasione pubblica ufficiale nella quale ci incontriamo. Ti faccio davvero di cuore gli auguri perché i prossimi 5 anni possono essere 5 anni positivi per te, per l'amministrazione, se saranno positivi per te, per tutta l'amministrazione regionale, saranno positivi per tutta quanta la comunità regionale. E quindi davvero sta a cuore a tutti noi che riusciate negli obiettivi che vi state ponendo. Quindi ti faccio di cuore in bocca. Apprezzo il passaggio che hai fatto su Asti e Cuneo, su Gabusi e Cardi, che per inciso sono il presidente uscente della provincia di Asti e Luigi Cardi, oltre ad essere l'ottimo sindaco di Santo Stefano Belbò, ha un passato da consigliere provinciale, che vuol dire anche riconoscere il fatto che le province sono state e sono, nonostante tutte quante le difficoltà, un luogo di formazione, di elaborazione, di costruzione di classe dirigente. Credo che in questo momento particolare, un momento che stiamo attraversando, è un momento particolare perché è un momento di grande cambiamento. E se da un lato è vero e insomma, condivido profondamente il fatto che la società sia un elemento composito e complesso e che la politica in qualche modo ha il compito di riuscire all'interno di questa realtà composita e complessa che è la società di trovare l'interesse generale, che è qualcosa di più e di diverso rispetto alla somma degli interessi dei singoli. Credo che la politica, che ha il compito di governare le istituzioni a livello territoriale, sovraterritoriale, regionale, nazionale, sovranazionale, in questo momento ha un compito che è un compito complicato, cioè provare a governare il cambiamento. Il cambiamento è un cambiamento profondo che voi vivete sulla vostra pelle come imprenditori, cambia l'approccio al mercato, cambiano i prodotti, cambiano i processi, cambiano le sensibilità dei consumatori, dei clienti, dei componenti le aziende. E quindi serve davvero in questo momento trovare una chiave per rinsavare i ranghi, riuscire a rafforzare il confronto tra istituzioni e le componenti della società, a partire da chi genera e crea lavoro, e condivido anche il passaggio che il lavoro si crea attraverso l'impresa. Tutte le altre strade sono strade che hanno corto respiro. E quindi serve che chi ha responsabilità istituzionali a qualsiasi livello, anzi a partire dal livello più basso, più vicino al territorio, riescano in questo momento a mettere voi che avete la responsabilità appunto di fare impresa e quindi di creare lavoro e creare benessere all'interno della nostra comunità, di mettervi nelle migliori condizioni possibili per affrontare le difficoltà che i mercati vi pongono dinanzi ogni giorno in questo momento. Sono difficoltà insomma, determinate dal mercato e determinate dalla particolarità del momento storico. Probabilmente serve un plus di coraggio nell'affrontare il cambiamento, serve la capacità di vedere quali sono le insidie che dopodomani si porranno, i problemi che dopodomani dovremo affrontare come sistema aggregato. Credo che in questo senso la dialettica che si sta sviluppando in questo momento storico intorno al ruolo che può avere l'Europa rispetto alle ricadute nella società sia una dialettica interessante che merita di essere approfondita. L'Europa, diciamo che probabilmente nessuno nel quadro politico nazionale vuole tenerla così com'è, nel senso che le si riconoscono meriti e le si riconoscono demeriti.
Però probabilmente la dimensione sovranazionale, la dimensione europea potrebbe essere la chiave di lettura che meglio ci può mettere di fronte alle sfide che i giganti che si affacciano al mercato planetario ci mettono davanti oggi. Pensiamo che cosa vuol dire confrontarsi con gli Stati Uniti o con la Cina o con quello che sarà l'Africa tra 20 anni, che cosa significa confrontarci con questi sistemi come paese, Italia o come Europa. Che cosa vuol dire avere accesso a un mercato di 500 milioni di abitanti? Che cosa vuol dire avere una dinamica anche di controllo dei conti pubblici per quello che attiene lo spread, ragionando come paese isolato o come paese che fa parte di un quadro di regole più articolato, più complesso e per certi aspetti anche in grado di dare maggiore fiducia al mercato? Tutto questo come si riverbera a livello locale? Si riverbera e come? Questa propensione al governo del cambiamento deve permeare tutti i livelli di governo, dal sovranazionale al livello territoriale, e deve orientare ognuno di noi a cercare di mettere voi che fate impresa nelle migliori condizioni possibili per affrontare le sfide del mercato, partendo da una valutazione semplice che spesso è difficile da far passare nel rapporto con la macchina, con la pubblica amministrazione, e cioè che il fattore tempo nella decisione amministrativa non è una variabile neutra dal punto di vista economico per gli operatori. Allora, essere in grado di dare una risposta non necessariamente positiva, ma darla in tempi rapidi può consentire a un operatore economico di orientare una decisione in un modo o nell'altro, ma gli dà la possibilità di stare sul mercato e di stare in modo efficiente. Questa è la sfida che credo che chi ha responsabilità istituzionali a tutti i livelli in questo momento debba voler cogliere. Poi ognuno con la sua giacca, ognuno con la sua chiave di lettura dell'evoluzione della società. Però penso che questa sia la sfida che tutti quanti insieme dobbiamo provare a raccogliere e a vincere. Grazie di cuore a tutti e in bocca al lupo.